Grazie, intanto vorrei ringraziare gli organizzatori, naturalmente, e tutti i partecipanti e tutti voi che così numerosi siete venuti oggi e quelli che ci sentono con i media. Io mi occupo da sempre di buddismo zen giapponese ed è di questo che oggi vorrei parlare. Secondo me questa Occasione della, di questo convegno, Dharma Today, è un'occasione, eh, come dire, mh, ottima eh, per fare un po' il punto di, mh, de, del, del problema del Dharma oggi e, de, e anche ovviamente delle prospettive future. Eh, il titolo la, il mio titolo è La trasmissione dello Zen in Occidente e le sue interpretazioni moderne. E come premessa, voglio dire che se vogliamo comprendere quale può essere il ruolo dello Zen nel modo contemporaneo, dobbiamo per prima cosa fare una riflessione su come lo Zen è stato presentato in Occidente, a partire dalla seconda metà del XX secolo, secolo scorso in poi come è stato compreso, interpretato e ritrasmesso e come è presente oggi nell'immaginario della gente e dei praticanti. In generale l'immagine dello Zen occidente è frutto da una parte della trasmissione di intellettuali e maestri giapponesi che hanno divulgato la dottrina Zen in America e in Europa attorno alla metà del secolo scorso e dall'altra dalla ricezione di questi insegnamenti da parte di intellettuali occidentali che li hanno variamente interpretati e li hanno ritrasmessi in forme a volte filosofiche, in altri casi inserendoli in contesti scientifici o infine dando loro una veste popolare. Il modo in cui il buddismo, nello specifico lo zen, può svilupparsi nella società occidentale ed avere un ruolo attivo in questo contesto dipende in grande misura dall'immaginario collettivo che si è creato attorno alla sua dottrina, più ancora, più ancora che da come realmente è. Questo immaginario, che è un prodotto del processo di astrazione e di riformulazione, operato da ricettori nostrani, e infatti la forza propulsiva che, che determinerà il suo inserimento nella società occidentale. Perciò si rende necessario comprendere come esso si sia creato e sviluppato. Vedremo di seguito che la storia dello zaino occidente si può dividere in alcune grandi fasi occorrenti, la prima delle quali si è sviluppata attorno alla metà del secolo scorso, come dicevo, la seconda ha preso piede in anni più recenti e anche una terza è attualmente in pieno sviluppo. Come si vedrà, poi ne parlerò diffusamente, tutte hanno avuto e stanno avendo un ruolo importante all'interno delle società occidentali, sebbene in forme molto diverse una dall'altra, perché sembra quasi difficile riconoscere per tutte una stessa origine. Chiamata strattamente, tra virgolette, Zen, e accavallate, influenzate reciprocamente. E sebbene abbiano tendenze e obiettivi diversi, sono tutte frutto dell'interpretazione occidentale, cioè dell'immaginario di qui sopra, che a sua volta più recentemente ha avuto influenze determinanti anche sulla visione dello Zen nel Giappone stesso. Quindi, questo immaginario occidentale o riformulazione nel, in Occidente ha avuto conseguenze anche sullo zen che si pratica in Giappone. Prima di passare a una breve descrizione, prego di sottolineare che in anni recenti da parte di alcuni intellettuali e studiosi, soprattutto di aree anglosassone in realtà, ma non solo, si è sviluppata una tendenza critica rispetto alla visione astratta dello Zen, molto presente oggi nella divulgazione. Questi studiosi si sforzano di riconsiderare il tra virgolette, fenomeno Zen su basi meno teoriche e idealizzate, proponendo studi che hanno come obiettivo la ricostruzione della storia sociale e dottrinale di questa scuola, o meglio, di queste scuole nel senso plurale, differenziandole e contestualizzandole con un approccio storico ricostruttivo. È sperabile che questo orientamento, per ora limitato a ristretto ambito accademico, possa essere divulgato maggiormente anche a livello più ampio, perché ritengo che sia proprio dall'obiettività di questi studi che potrà nascere un consapevole e proficuo inserimento dello Zen in Occidente. Eh, ho dimenticato le slide. <ride> Ero preso dal discorso. Allora, la prima fase, intanto, vediamo la prima fase. Eh, la prima fase, che si è sviluppata attorno alla metà del secolo scorso, la trasmissione dello Zen è venuta grazie ad alcuni studiosi e maestri giapponesi che hanno fatto attività di divulgazione in Occidente, tra cui per esempio Dai Suzuki, i Samatsu Shinichi, Abe Masao e altri ancora. La caratteristica di questa prima ondata, se possiamo chiamarla così, è che essi hanno deliberatamente voluto mettere in evidenza soprattutto gli aspetti astratti e filosofici, presentati in modo acritico e anche apologetico, fornendo un'immagine idealizzata dello Zen che tiene scarsamente conto della sua storia. Della sua evoluzione e della prassi attuata nel contesto della società e soprattutto nei tempi giapponesi, di cui allora non sappiamo praticamente nulla. E, e, dico questo perché sono anch'io stato, <coughs> mi sono avvicinato allo Zen in quel periodo e quindi riconosco e conosco bene, ricordo bene come era allora. Si è così diffusa una visione mitica dello Zen, che è ancora molto forte e rende difficile la sua collocazione nella dimensione reale della quotidianità occidentale, perché le vengono attribuite aspettative eccessive e contraddittorie. Albert Welter dell'Università dell'Arizona, a questo proposito, sostiene che gli apologeti dello Zen nel XX secolo, e faccio una citazione, hanno venduto al mondo la storia dello Zen come uno spiritualismo trascendentale, non contaminato da coinvolgimenti politici e istituzionali. Chiusa la citazione. Quindi come pura esperienza, con tratti prossimi al misticismo. Altri hanno criticato questo tipo di approccio dicendo che, citazione, è stata presentata una forma di Zen decontestualizzata della sua sfera storico-sociale, non istituzionalizzata, semplificata e in un certo senso idealizzata. Inoltre è stata privata delle sue rigide regole e codici che, governano, che governavano e ancora governano la vita all'interno del monastero. L'enfasi è stata posta su una trasmissione al di fuori degli insegnamenti, non basata su parole e lettere, e dal famoso detto attribuito a Bodhidharma, e soprattutto sulla nozione di mu, il nulla, il vuoto, e sulla pratica dello zazen o meditazione seduta. Chiusa la citazione. Uno dei problemi maggiori di questo tipo di approccio è quello di considerare lo zen come, tra virgolette, qualcosa di speciale. È distinto da ogni altra forma di spiritualità o di religione, che offre un'esperienza spirituale, il saturi o illuminazione unica e ripetibile. In quest'ottica, sulla base dell'affermazione secondo cui lo Zen viene trasmesso da mente a mente, indipendentemente dai testi scritti come. Eh, ci ha insegnato <coughs> Bodhidharma, pare, ne deriva che esso viene considerato non definibile né descrivibile con gli strumenti razionali e dialogici, posizionandosi piuttosto in una sfera assoluta. Questo conduce a svincolare lo Zen dalle sue origini buddiste e più nello specifico dalla sua appartenenza all'insegnamento mahayana. Si sente spesso dibattere se lo Zen debba essere considerato una filosofia o una religione con una certa propensione per la prima opzione, cioè la filosofia. E se ne parla tantissimo. Applicando però delle definizioni che sono nate e sono saldamente ancorate nella cultura occidentale a sistemi di pensiero e percorsi spirituali orientali, rischiando di travisarne e distorcene il significato. Questa interpretazione dello Zen che Scharf, Robert Scharf, un studioso moderno, definisce con l'appellativo di free floating Zen, ossia uno Zen che galleggia liberamente svincolato da ogni legame con altri sistemi dottrinali, etici e soteriologici, lo rende facilmente utilizzabile in contesti occidentali moderni, a fine sociopolitici, come sta avvenendo sempre più spesso attualmente. È uno zen ideologico svincolato dalle sue radici, dalle sue regole, dalla sua storia e reso astratto soprattutto rispetto alla prassi dei monasteri in Giappone. In Occidente, soprattutto nell'America degli anni Sessanta, è stato interpretato come una dottrina con connotazioni politiche, iconoclaste, liberatorie e permissive, che inauguravano una nuova dimensione di vita libera da vincoli restrittivi della società perbenista. Chi alla mia età si ricorda bene di queste cose? In alcuni casi, spingendosi fino a proclamare. Scusate, fino a proclamare un ritorno alla spontanea naturalità e fusione con lo stato incontaminato di natura. Libertà, purezza, autodeterminazione, spontaneità, ostilità per le regole furono in tempi non lontani attribuiti alla dottrina zen da parte di molti adepti occidentali. In questo modo, anticonvenzionale, esaltando l'individuo e ponendolo al centro dell'attenzione. Si trattava di un approccio irrazionale, anticonvenzionale e di pura soggettività che prendeva spunto dai tanti mondo koan, cioè racconti dal tenore logico diventati simbolo di rottura con le convenzioni. In questa prospettiva lo Zen assurgeva a ideologia libertaria che prospettava una rigenerazione e una nuova visione dello stare a questo mondo. Questo è il presenso di Suzuki. Il caso di Suzuki è il più rappresentativo, anche quello che ha prodotto il maggiore impatto. Importanti intellettuali del XX secolo, come Arnold Toynbee, Carl Gustav Jung, Thomas Merton, Aldous Huxley, Eric Fromm, Karen Horney, e altri furono affascinati dal suo insegnamento e tutti elaborarono la dottrina dello Zen di Suzuki in qualche modo. Tuttavia a partire dagli anni 90 del secolo scorso Suzuki è stato oggetto di severe critiche da parte di importanti studiosi del Chang e Zen come John McRae, Bernard Ford, Robert Scharf, Victor Sogenhori e altri. Essi criticavano il cosiddetto Zen di Suzuki, in quanto un metodo libero da ogni legame con sistemi religiosi specifici. Uno Zen contaminato, puro, slegato dai suoi aspetti istituzionali e cerimoniali. Insomma, astratto dalla sua dimensione storico-sociale. Egli sosteneva, Suzuki, che lo Zen è lo spirito di ogni religione e filosofia. È un'esperienza mistica e universale, presente in tutte le religioni. Inoltre, lo Zen di Suzuki è in modo praticamente esclusivo lo Zen Rinzai, poiché trascura quasi completamente la scuola Soto e neanche dire la scuola Obaku. In questo modo, la sua interpretazione dello Zen è sicuramente parte di parte e anche parziale. Privilegia la pratica dei Koan e l'esperienza immediata dell'illuminazione. E questo è il modo in cui la maggior parte dei lettori occidentali, occasionali, scusate, della maggior parte dei lettori occasionali in Occidente hanno compreso lo Zen fino agli ultimi decenni. Sebbene oggi in Occidente si è piuttosto la tradizione soto che largamente prevale. Nella famosa diatriba tra Suzuki e lo storico cinese Kushi, negli anni 50, quest'ultimo accusava Suzuki di ignorare la sua storia e di presentare uno zen decontestualizzato che ignora totalmente i suoi aspetti storici in favore di una maggiore attenzione all'esperienza astratta. Secondo Fu, il suo è uno zen idealizzato e mitico, non scevro da accenti sciovinisti e nazionalisti. più di, un, di uno studioso ha messo in risalto questo tema dello sciovinismo da parte di, di Suzuki, nella sua interpretazione dello zen. Per esempio, Suzuki dice: cito alcune frasi, una citazione che dice, lo zen si professa essere lo spirito del buddismo. Ma in realtà è lo spirito di tutte le religioni e filosofie. Quando lo zen è compreso a fondo, si raggiunge la pace assoluta della mente e l'uomo vive come dovrebbe vivere. Chiusa citazione, e altre ancora su, e vi risparmio. Come già detto sopra, l'influenza di Suzuki sugli intellettuali occidentali è stata grande, essi a loro volta hanno ritrasmesso in America e in Europa lo zen di Suzuki. Contribuendo a formare una visione mitica della cultura orientale, non solo della zen, ma della cultura orientale e in particolare giapponese. Infatti, in America, a partire dagli anni, dalla fine degli anni 50, ancor più negli anni 60, in poi, per almeno un paio di decenni, lo zen ha avuto un successo imprevedibile, anche grazie all'opera di divulgazione di personaggi come Alan Watts, per esempio, un pensatore psicologo di origini inglesi che fu attivo soprattutto sulla costa occidentale degli Stati Uniti e che ha pubblicato tantissimi libri, che sono diventati best-seller sullo Zen. Molto impressionato e attirato dal pensiero orientale e influenzato dall'opera Suzuki, si dedicò alla divulgazione del pensiero dottrina Zen in molte opere di grande successo tra i giovani del tempo. Qui c'è una citazione anche piuttosto lunga del Watts. Cito solo una prima frase, dove si dice: Non si deve dimenticare il contesto sociale dello zen. Esso è principalmente una via di liberazione per coloro che hanno superato le norme della convenzione sociale, del condizionamento dell'individuo da parte del gruppo. Lo zen è una medicina per i sinistri effetti di questo condizionamento, eccetera, eccetera. Tipicamente sono espressioni che ricorrevano durante gli anni 60, eh, soprattutto in America e poi anche, devo dire, in Europa. Come si vede, questa era la visione prevalente negli ambienti della... Cosiddetta Beat Generation, vi ricorderete, negli anni 50-60, e 60, di cui Watts fu uno dei esponenti intellettuali di maggior spicco. Si comprende come lo Zen, visto da quell'angolazione, abbia avuto molto successo e soprattutto come abbia, avuto, come abbia potuto avere il ruolo di fondamento spirituale della generazione della protesta in cerca di libertà e in definitiva della propria autoaffermazione. La ricerca di una nuova spiritualità, il rifiuto del consumismo e la ricerca di un rinnovato rapporto con la natura, l'impellente desiderio di libertà, il rifiuto delle regole prestabilite, la ricerca di un nuovo umanesimo, l'attrazione per il misticismo, il fascino di un sistema di pensiero irrazionale furono tra i principali ingredienti che contribuirono a far avvicinare le giovani generazioni americane a uno zen immaginato attraverso le traduzioni dei detti dei maestri zen che tra l'altro erano in gran parte cinesi perché se voi leggete i testi del Watts lui parla di zen ma in realtà lui cita gli aneddoti i, i koan di fatto sono cinesi che impressionarono per l'atteggiamento di libertà e razionalità e di misticismo di cui sono primi. È una visione dello Zen assolutamente strana alla tradizione giapponese, ma molto interessante per la sua originalità di approccio, che tra l'altro richiama anche le tendenze del daoismo e del suo spontaneismo, naturalità e rifiuto delle convenzioni. Da questo movimento si sviluppò anche un importante filone letterario, che, come sapete, che comprende romanzieri e poeti del calibro di Jack Kerouac, Allen Gisbert, William Borros, Gregory Corso, Neil Cassidy, Gary Snyder, Laurent Ferlinghetti, Norman Mailer, eccetera, eccetera. Per comprendere lo spirito che animava la B-Generation e la loro interpretazione dello Zen, basta leggere The Dharma Burns. I Vagabondi del Dharma, di Kerouac, in cui tutta la narrazione è ispirata alla dottrina del Chan Zen. All'inizio si pongono le basi, direi ideologiche, del percorso sia materiale sia spirituale dell'autore, che dice Avevo la convinzione di essere un bicco, un monaco buddista, d'antico stampo, in vesti moderne, vagante per il mondo, allo scopo di girare la ruota della vera essenza, ovvero sia il Dharma. E ottenermi dei meriti quale futuro Buddha. Oppure un mondo di nomadi col sacco sulle spalle, vagabondi del Dharma, che si rifiutano di aderire alle generali richieste, anch'essi consumino prodotti e perciò siano costretti a lavorare per ottenere il privilegio di consumare. Tutti pazzi zen. Come il diapositivo. Tutti pazzi zen. Che se ne vanno in giro scrivendo poesie che per caso spuntano nella loro testa senza una ragione al mondo. Chiusa la citazione. Ai vagabondi dell'arma ci si riferisce sempre come ai pazzi zen, perché, vengono, perché ehm, per loro lo zen, o meglio il Chan zen, è pazzo. E si identifica con i dialoghi nonsense dei maestri cinesi che vengono presi a modello, e come loro hanno dei piccoli grandi momenti di illuminazione, citazione, ma poi, d'improvviso, sotto l'albero di notte ebbi un'idea sbalorditiva. Tutto è vuoto, ma sveglio. Le cose sono vuote nel tempo e nello spazio e nella mente, oppure. Altra citazione in modo meno intellettuale. Ormai, dimentico del sentiero del buddismo, mi limitavo a essere contento. Guardavo in giro i piccoli uccelli nuovi, non ancora pasciuti per l'estate, i cani che sbadigliavano e quasi ingoiavo il mio Dharma. L'ermo ondeggiante, le galline chioccianti, notti di primavera praticando il Diana sotto la nu luna nuvolosa. Vedevo la verità. Ecco, questo è questo. Il mondo com'è, chiusa la citazione di Kerouac. Si noti che anche i movimenti studenteschi degli anni Sessanta eh, del Novecento in Europa furono profondamente influenzati da alcuni principi portati avanti dalla BDG-benation, che nel contesto universitario si erano strutturati in una forma più cosciente, organizzata e volta all'attivismo sociale e anche politico. Si può quindi affermare che la trasmissione dello zen da, queste, da parte dei maestri giapponesi nel secolo scorso ebbe ripercussioni che investono ampi settori della società occidentale e contribuirono anche a modificarla. E chiudo la prima fase, adesso vorrei passare alla cosiddetta seconda fase. In anni recenti. Assistiamo a una nuova fase, si è infatti sviluppato un movimento chiamato Engaged Buddhismo o Buddhismo impegnato, che si propone un maggior coinvolgimento attivo nei problemi della società moderna. Nella definizione di Sally King, cito, il buddismo impegnato è una forma contemporanea di buddismo che si impegna attivamente ma in modo non violento nei problemi sociali, economici, politici ed ecologici della società. Nella sua forma più elevata, questo impegno non è separato dalla spiritualità buddista, attenzione, non è separato, ma è sicuramente un'espressione di essa. Chiusa la citazione. Mentre finora il buddismo è stato visto come una via di liberazione individuale, ora secondo alcuni ciò non è più sufficiente, perché occuparsi di sé o di non sé, come sarebbe forse più corretto, trascura... Uno dei voti fondamentali del, del Bodhisattva, cioè quello di aiutare tutti gli esseri senzienti a realizzare l'illuminazione. L'azione altruista è la forma più alta di attuazione della virtù della compassione, poiché non è egoista o autocentrata e quindi attua il fondamentale principio di riconoscere l'insostanzialità del proprio io, cioè la sua illusorietà occuparsi di sé o occuparsi solo di sé è disattendere gli insegnamenti fondamentali del buddismo maiana ovviamente anche se si tratti di percorrere un sentiero di auto la cura di sé per dirla alla foucault è sicuramente un progresso rispetto alla ormai diffusa tendenza a non prendersi cura della propria spiritualità ma certamente questo progresso si ferma a metà strada e per giungere raggiungere sulla vetta deve disfarsi della preoccupazione di sé. L'azione sociale, cioè volta al bene altrui, è un'azione pura, poiché priva di connotazioni egoistiche. È l'azione del Bodhisattva, che dopo essere giunto al proprio perfezionamento si, si occupa interamente degli altri. Il perfezionamento proprio, pur necessario, non è quindi la meta finale, ma solo un primo stadio che permette quello successivo volto all'esterno. Per questo nel Mahayana si considera incompleto il percorso dell'arat, che si occupa esclusivamente di sé. Il buddismo impegnato generalmente non pone il raggiungimento della saggezza come stadio preliminare e indispensabile per dedicarsi in seguito all'altro da sé. Per esempio, come insegnato nei Dieci Stadi del Bue, che è già stato citato, dove dopo aver raggiunto, raggiunto l'illuminazione, eh, il giovane che ha eh, ripreso il bue che era scappato torna nella società e va nel posto più, come dire, più mondano che allora esisteva, cioè il mercato. Ma vede il percorso impegnato nel sociale, nell'aiuto verso chi soffre, come una via per esercitare la compassione e il distacco di sé e da sé di abbandono dell'egoismo è una pratica per mettere in atto la dottrina morale insegnata dal Buddha nel percorso della via. In questo modo cerca di riconciliare le pratiche meditative solitarie e individuali tipiche del buddismo con l'azione sociale, sostenendo che entrambe conducono alla crescita spirituale. Il forte accento sull'azione etica nei confronti dell'altro da sé è considerato anche un modo di comportamento virtuoso che conduce alla liberazione di sé dagli attaccamenti e dalle perversioni. Un forte accento è posto sul rispetto della natura, quindi sull'etica ecologica e sulla necessità di un armonioso rapporto tra l'uomo e l'ambiente in cui vive. In quest'ottica viene spesso presa a modello la dottrina della scuola Huayen, o in giapponese Kegon, della rete di Indra. Anche questa già citata, e qui vedete questa immagine, eh, cioè della interrelazione armonica tra tutti gli elementi della realtà. E qui sarebbe interessante approfondire, ma non abbiamo tempo. Nella Buddhist Declaration on Nature di Assisi 1986 si dichiara formalmente la vocazione del buddismo per preservare l'ambiente naturale. Qui c'è una citazione molto brevemente, la cito in inglese: We regard our survival as an undeniable right. As cohabitants of this planet, other species have to have this right for survival. Uh, insomma, si dice fondamentalmente che il buddismo deve occuparsi dell'ambiente, della sopravvivenza di, della specie umana e così via. L'azione volta al beneficio altrui e della società è sicuramente l'azione compassionevole e meritoria del Bodhisattva e dei saggi. La compassione e la saggezza sono le due virtù cardinali del Mahayana, questo è importante, e la loro pratica conduce alla liberazione. Però attenzione, saggezza senza compassione vuol dire perseguire il perfezionamento per sé, mentre compassione senza saggezza corrisponde all'azione benefica che produce attaccamento. Entrambe sono parziali e portano lontano dalla vera meta, solo assieme possono portare buoni frutti. Quindi deve essere un'azione compassionevole nella saggezza e ricerca di una saggezza attraverso la compassione. È chiaro però, scusate, guardo sì, ancora è chiaro però che l'azione sociale di per sé non è sufficiente per essere considerata spiritualmente formativa, se non caratterizzata da alcuni fattori. Ecco, qui bisogna anche stare attenti. Tra questi, sicuramente, va menzionato il tema del distacco. Se l'azione sociale comporta coinvolgimento, attaccamento, ed è produttrice di passioni e bramosie, si crea karma negativo e non è azione pura buddista. Il tema del distacco quindi è particolarmente delicato per coloro che interpretano il buddismo lo zen in chiave sociale, poiché in questi casi il coinvolgimento ha molte più probabilità di manifestarsi e di condurre lontano dagli insegnamenti buddisti. D'altra parte il distacco in seguito al ritiro dalla società pur essendo meno esposto a questi pericoli, rischia di restare nell'ambito di un'azione concentrata su di sé. Ecco quindi che il tema e la pratica del distacco corre su un binario molto sottile ed espone i praticanti ad interpretazioni ambigue facilmente fuorvianti. Nel mondo moderno in cui piuttosto che di distacco, si parla sempre più di partecipazione, di azione sociale sotto forma di interventi a favore dei problemi sociali, ambientali, e umanitari. È importante per i praticanti di riflettere su questo tema critico per valutare i rischi, i limiti e le forme che le dottrie buddiste insegnano da molti secoli. Uno dei maggiori esponenti del buddismo impegnato è il monaco d'origine vietnamita di Senatan da poco scomparsa. della scuola Ten, cioè della scuola Zen. È stato un attivista per la pace durante la guerra in Vietnam e poi ha continuato la sua attività in Europa. Nel 1964 ha fondato l'Ordine dell'Interessere, interesse, che mirava a realizzare un buddismo impegnato che coniuga la pratica meditativa consapevolezza di ogni attimo nel quotidiano e azione concreta e compassionevole nella società. In un suo testo intitolato Significativamente The Art of Letting Go, l'arte di lasciare andare 2016, descrive quattro forme di distacco che si incarnano, le quattro Brahma, Vihara, le quattro attitudini mentali o virtù da coltivare, l'amore che sarebbe mai trimetta, compassione, caruna, gioia, mudita, equanimità o peksha. Queste sono le caratteristiche della persona illuminata. Esse devono essere praticate senza coinvolgimento personale. L'amore verso gli altri è sentimento fondamentale. Questo lo ripete in molti dei suoi libri, l'amore. Si noti tuttavia che egli rende il termine sanscrito pali maitri o metta che serve piuttosto benevolenza con il termine occidentale di amore che però espresso di noi ha connotazioni molto diverse nel campo della spiritualità rimanda soprattutto al cristianesimo e vi salto una citazione perché il tempo corre troppo veloce e In definitiva, come dice lo studioso Scharf, il buddismo è impegnato, viene considerato moderno, cosmopolita, umanistico e socialmente responsabile. È concepito come una sor sorta di vero buddismo, cioè buddismo scevro, attenzione, da cascami dottrinari ingombranti e superflui. Attenzione e in quanto tale una sorta di religione universale, affiancabile o sovrapponibile anche ad altri credi. La sua natura è quella di essere responsabile, empirico e razionale, poiché è in accordo con la scienza moderna, e anche attuale, poiché è in grado di dare risposte concrete ai problemi che affliggono la società moderna. Tra le varie religioni, il buddismo sembra essere visto oggi come una religione che risponde positivamente alle problematiche del mondo moderno e che può fornire strumenti spirituali e intellettuali concreti per affrontarli. Va ribadito però che questa visione del buddismo e dello zen è nata soprattutto come una interpretazione moderna delle dottrine antiche che raramente la ritroviamo nei testi antichi seppur ne troviamo tracce, non hanno le caratteristiche di, queste, di quelle odierne. È anche interessante notare che il buddismo impegnato è oggi molto diffuso sia in Occidente sia in varie scuole buddiste tradizionali in Asia. Si tratta quindi di una moderna interpretazione, se vogliamo, di una estensione delle dottrine buddiste, in particolare di quelle che si fondano, sull'etica e sulla compassione volta a tutti gli esseri senzienti presenti nel Maya. Il buddismo, grazie al movimento del buddismo impegnato, sembra trovare un proprio rinnovato ruolo nel mondo moderno, proponendo la sua funzione sociale in un periodo in cui il buddismo sta o stava attraversando, soprattutto in Oriente, una fase di crisi e di declino. questo va notato, parlo del Giappone che conosco me. Una fase di doclino a cui molte scuole reagiscono in questo modo. In questo senso il buddismo impegnato può essere visto come una delle varie evoluzioni adattive che nel corso dei secoli si sono succedute allorquando le dottrine dell'illuminato hanno attraversato paesi e culture diverse. È molto probabile che nella sua penetrazione in Occidente questa forma buddista giocherà un ruolo importante nell'adattamento del buddismo nella nostra società occidentale, che dalla religione e dalla spiritualità chiede e ha sempre chiesto un forte impegno sociale. E io da questo punto di vista sono molto speranzoso. Diciamo. Ecco. Una terza fase, non ho tanto tempo. La terza fase, cercherò di, di abbreviare, poi oltre delle conclusioni a cui tengo. Il monaco vietnamita Thich Nhat Hanh, già citato, è anche stato il promotore, divulgatore, a partire dagli anni 70 del secolo scorso, di una pratica che oggi sta assumendo larga popolarità non solo negli ambienti buddisti, il mindfulness, ossia la consapevolezza o presenza mentale. Che lui definisce, ma qui salto, ti si propone il mindfulness con l'intento di applicare un'antica pratica meditativa risalendo all'insegnamento del Buddha storico, o anche prima, alle sfide dell'era moderna. Ha pubblicato un libro interessante nel 66 dal titolo The Miracle of Mindfulness. Eccetera. Nel buddismo l'attenzione e consapevolezza sul momento presente, detta sati o in lingua sanscrita smirti, fa parte delle tecniche presenti nello duplice pensiero, lo duplice sentiero che porta alla liberazione. Samyasati, la retta consapevolezza, descritta nel Satipatthana Sutra, questo lo sappiamo tutti ha quindi radici molto antiche ed è stata praticata per secoli in Asia anche sotto forma di meditazione di Pasana nell'autorice pensiero si parla di retta presenza mentale Samyak Smirti, ma anche retta concentrazione Samyak Samadhi eccetera nel suo testo citato sopra maestro Thich traduce il termine Sati con Mindfulness che è a mio parere un neologismo inglese scarsamente trasparente e in parte che può creare dell'ambiguità. Tuttavia va ricordato che Sati, ma qui forse qualche studioso del buddismo antico può dirci di più, significa propriamente consapevolezza, attenzione consapevole ed è uno dei cosiddetti sette fattori dell'illuminazione. È in corso un dibattito tra gli studiosi sul significato corretto di Sati e sulla sua traduzione in lingue occidentali, che non si può affrontare in questa sede. Probabilmente il significato originario in ambito buddista è quello di consapevolezza del valore relativo dei fenomeni, quindi essere consapevoli dell'impermanenza e della natura vacua dei fenomeni, senso che viene completamente a mancare una Raising Mindfulness e guardate salto anche qua perché e... oggigiorno le pratiche di mindfulness si sono dimostrate efficaci anche per aiutare ad affrontare alcuni problemi di natura psicologica come l'ansia, la depressione, eccetera, eccetera. Questo impiego ormai largamente diffuso tende a oscurare gli aspetti religiosi e le origini buddiste per privilegiare piuttosto quelli relativi al benessere o well-being e diffondersi in ambito terapeutico. In questo senso la pratica meditativa del mindfulness ogni giorno tende a svincolarsi dalle tematiche religiose per proporsi piuttosto come una tecnica tra i molteplici di sostegno al benessere psicofisico della persona, oppure come una tecnica per aumentare i livelli di concentrazione e migliorare le performance. eccetera. Questo downgrade o declassamento della meditazione in senso generico da un... Da una pratica volta al conseguimento della saggezza e della liberazione, come intesa il buddismo tradizionale a tecnica con fini utilitaristici, non sarebbe di per sé negativa né preoccupante se non venisse messa in relazione al buddismo, cioè se non si facesse intendere che il buddismo ha la finalità di procurare benessere psicofisico. Interpretando la terza nobile verità di cessazione del dolore, Niroda Satya, come la ricerca del benessere senza prevedere un percorso che includa la saggezza, prajna. E del resto, la meditazione, in ogni sua forma, non andrebbe immediatamente ricollegata alla scuola Zen sebbene in questo ambito rappresenti la pratica fondamentale, poiché varie forme di meditazione sono presenti in tutte le scuole buddiste, oltre che in ambiti come lo yoga, per esempio, anche non buddisti. Ed è una pratica addirittura antecedente perfino alla nascita dell'insegnamento buddista. Non è quindi corretto proporre il manfundesco come una pratica zen come spesso si sente affermare oggi, soprattutto perché mindfulness e zazen sono cose completamente diverse. Il discrimine tra pratica meditativa e mindfulness è quella tra pratica da una parte e tecnica dall'altra. Sono due cose diverse e bisogna stare attenti a non confondere. La pratica è un'azione o un comportamento volto a manifestare la natura di Buddha dell'individuo, mentre la tecnica è uno strumento per acquisire alcunché. La differenza fondamentale consiste nel fatto che la pratica, perlomeno nell'ambito dello Zen, non è uno strumento di acquisizione sia pure dell'illuminazione e tanto meno del benessere fisico. Benvenga quindi il mindfulness. Ottima cosa, ottimo strumento, ma lo si tenga separato dal buddismo e soprattutto dallo Zen, che non vanno degradati a tecnica di acquisizione del benessere. Le conclusioni. Scusate, ho dimenticato di nuovo. <ride> me lo sono scritto, i eh, numerini li sono scritti, ma poi mi faccio prendere. Ecco, conclusioni. conclusioni, ma sarò rapido. È necessario oggi sforzarsi di tornare a vedere il buddismo e lo zen per quello che sono, vie di liberazione dal doloroso circolo. Ciclo di nascite e morti, quindi dal dolore inteso come malessere esistenziale, cioè intrinseco all'esistenza umana, che è causato dalla ricerca della felicità in ciò che è transitorio, spinti dalla sete o brama egoistica connotata dall'illusione. Smettere di inseguire le cose del mondo, smettere di credere che siano stabili, permanenti e meritevoli di appropriazione. È l'estinzione della sete e della brama, la l'approdo alla quiete e alla gioia dell'equanimità. Questo è possibile solo estinguendo l'illusione di un sé che alimenta la sete. Questo è il percorso che ci indica il buddismo e che si realizza nel mondo senza rifugire da esso, senza abbandonarlo, ritirandosi ai suoi margini, ma vivendo dentro al mondo, con l'impegno di essere di beneficio agli esseri senzienti, poiché il distacco non è rivolto al mondo in quanto tale, ma alla mondanità, come modello di vita improntato all'egoismo, all'incuria, alle responsabilità e portare nel mondo caotico e frastornante la propria pace interiore il proprio equilibrio e il proprio distacco. Questo è quello che si dice nel cristianesimo, essere nel mondo ma non del mondo. Allo stesso modo di come nel famoso testo Zen, i dieci stati del bue, in cui dopo aver raggiunto la liberazione, ve l'ho già detto, il giovane protagonista torna nel mondo. Perché ormai la polvere del mondo non si attacca più a colui che si è liberato del sé. Non ha dove attaccarsi, la polvere c'è, ma il liberato si muove nel mondo senza sporcarsi, come la luna pura che si è liberata dalle nuvole. Il praticante buddista deve sviluppare la capacità di essere totalmente immerso nell'impegno nel mondo e totalmente estraneo alle logiche dominanti del mondo. Il messaggio che ci trasmette il buddismo e lo zen è di grande levatura e di grande potenza, soprattutto se compreso correttamente. È di grande attualità oggi, nel mondo in cui viviamo. Non è tanto quello di ottenere più benessere e più felicità, ma quello più elevato e importante di aprirci gli occhi di fronte al mondo della realtà ingannevole che ci procura Dukkha, il malessere di vivere, un messaggio che intende proteggerci dall'ipertrofia del nostro egoismo e che ci rende ciechi e preda della follia dell'avere. Il buddismo può farci recuperare la nostra equanimità e umanità perdute, in definitiva può renderci esseri che attraverso il mondo in modo consapevole. In questa ottica, se vogliamo che il buddismo e lo zen si diffondano, inserendosi in modo proficuo nella società occidentale, dobbiamo essere consci del fatto che le visioni mitiche e astratte, come nel passato, Così come le visioni, visioni riduttive dell'insegnamento del Dharma non sono appropriate, ma sono ingannevoli. E avrei per terminare una citazione del grande maestro Zen Dogen, dallo Zui Monchi. Lasciate che ve la legga, perché riassume un po' quello che sono sto dicendo: Se ora pensate di praticare la via del Buddha e dei patriarchi, non aspettatevi nulla. Non cercate nulla, non pensate di ottenere nulla. Praticate la via dei Santi del passato senza pensare al guadagno e comportatevi come patriarchi. Distaccatevi da ogni ricerca, non dovete neppure aspirare alla buddità, ma se smettete di praticare e vi soffermate sui cattivi comportamenti, allora invece cadrete nella ricerca di qualcosa e non uscirete più fuori da questo buco. Senza avere alcuna aspirazione, soltanto sperando di diventare una persona che porta gioia agli uomini e agli esseri celesti, mantenendo l'austero comportamento del monaco, avendo come obiettivo quello di agire per la salvazione e il vantaggio degli esseri senzienti, praticando ogni tipo di bene, gettando via il male fatto finora, non accontentandosi del bene fatto finora, Continuando a fare questo per tutta la vita, questo è quello che gli antichi chiamavano: colpire e sfondare il secchio di lacca, cioè arrivare all'illuminazione. Il comportamento dei Buddha patriarchi è proprio questo. E qui termino. Grazie.